Festival Time, Carta Bianca News. Siamo qui a Casa Sanremo per parlare di un progetto di volontariato. Sono Daniela Tessore, ho il piacere di presentarvi la dottoressa Anna Cantoni e il dottor Alberto Brero. Parleranno con noi loro di questo progetto, di cui faccio anch'io parte, e prenderò la parola dopo. Siamo qui appunto per condividervi un progetto di canto che coinvolge l'associazione Franco Tessore e la cooperativa Lanza del Vasto. E grazie alla collaborazione con l'associazione Franco Tessore e grazie al soprano Daniela Tessore, questo progetto è gratuito e coinvolge gli abitanti della struttura e chi vive il centro diurno, proprio per imparare a cantare insieme e per condividere questo momento di canto. Grazie, sì, ringraziamo davvero tutti Daniela, perché questo progetto è nato proprio su richiesta di chi abita e vive Villa Sangonetti. È partito dall'esperienza dal Canta Cairo del 2018, quindi ecco, adesso siamo in pista con questo nuovo progetto. Quale migliore occasione se non il Festival di Sanremo per lanciarlo? Io sono molto felice di far parte di questo progetto, soprattutto perché ho visto tanta gioia negli occhi di chi mi ascolta e di chi vive la Villa Sanguinetti. Da questo il nome del Canta Cairo è diventato Canta Villa Sanguinetti, proprio perché prende questo nome e abbiamo voluto mantenerlo. È molto bello perché ogni volta che arrivo da loro in villa non vedono l'ora di cantare, mi seguono molto. Cominciano con i vocalizzi e poi cantiamo, ci sentiamo uniti tutti insieme in questi canti dove ognuno mette la parte migliore di sé, quella che riesce a fare meglio, ma dà sicuramente il massimo uniti da tanta amicizia e tanta musica. Grazie mille ad Alberto, ad Anna, a Domenico e a Marco perché sono qui con me a Casa Sanremo ed è molto bello poter dividere e condividere in un ambiente così particolare, posso dire, così unico, un ambiente così speciale, questa notizia che è partito questo progetto di volontariato. Speriamo che faccia tanta strada e di essere di nuovo qui anche il prossimo anno a parlarvi dei progetti e dei miglioramenti di questi ragazzi. Ora li andremo anche a ascoltare. Grazie, a presto. Ciao. Si può